Qui c'è la ricostruzione del teatro etrusco di Castelsecco. Al centro commerciale PAM Tortaia c'è una mostra assolutamente eccezionale, una mostra dedicata sicuramente non solo agli esperti del settore ma anche ai bimbi. Certamente, chi si occupa di modellismo lo fa essenzialmente per amore della ricostruzione storica, dei modelli eccetera, ma finisce per fare anche creare uno spettacolo graditissimo sia agli adulti ma soprattutto ai bambini. In effetti lo spettacolo del modellismo non sarebbe niente senza lo spettacolo dei bambini che vengono a vederlo. Il modellismo da che cosa è fatto? Da tanta pazienza, da tanta precisione, da voglia di rivivere il passato e il futuro? Beh, il modellismo è una passione indubbiamente, per la quale non è necessario essere dotati di chissà cosa. Certo, la precisione, però ognuno ha il suo grado di precisione. Ci sono i grandi maestri che sono veramente dei fenomeni nel ricostruire, ma ci sono anche quelli come noi che semplicemente si accontentano di rifare qualcosa che secondo loro rappresenta la realtà. E sarà riaperto anche il 6 di gennaio questo? Sì, l'ultimo giorno di apertura per quanto riguarda la manifestazione Città del Natale è appunto il 6 gennaio, solito orario dalle ore 15 alle 19. Senta, quali sono gli angoli più curiosi di questa vostra esposizione? Ma è il plastico ferroviario che noi esponiamo qui, che è oggi uno dei più grandi che c'è in Italia, è sicuramente pieno di tantissimi piccoli angoli di vita che sono da ricercare, da scoprire, e non si finisce mai di rivederli naturalmente, anche perché ogni volta che lo vedi, vedi qualcosa di nuovo. Ma la grande esposizione di navi, dove ricostruiamo la storia della navigazione dal 3000 avanti Cristo fino ai tempi moderni, l'esposizione di aerei, di soldatini, la ricostruzione storica della fortezza di Arezzo come era nel 1749. C'è tantissimo da vedere e direi qual è la cosa migliore, non lo so, francamente a me piacciono tutte.